Eccola l'abitazione in via Carcere a Casal Ciprano, dove una 67enne sarebbe stata segregata per 22 anni dal fratello e dalla cognata e liberata ieri dai carabinieri. Viveva al freddo in una piccola stanza senza riscaldamento ricavata accanto alla legnaia. La procura di Campobasso indaga per maltrattamenti. Questa mattina abbiamo provato a sentire la versione dei due indagati suonando al campanello della abitazione dove la coppia viveva con la presunta vittima. Nessuna risposta alle nostre sollecitazioni, mentre al TG1 ieri sera la cognata della 67enne ha respinto ogni addebito. In paese, poco più di 470 anime, c'è poca voglia di parlare. Veramente io temo che non lo sia più, non lo so. Qualcuno diceva che non la faceva uscire, quella la cognata. Qualche volta ci sono passato, ci passo davanti a casa loro. C'hanno dei fiori davanti e meno bene. Non si è mai accorto di nulla di strano? Ma no, no, no. In paese cosa si dice? Non lo so, non lo so. Io non so niente, io ho la mia età. Vivo sempre in casa, quindi non ho contatti con nessuno, non so cosa dire. Li conoscevo prima, ma uno... Sembravano brave persone, che posso dire. Questa donna lei la vedeva in giro, in piazza, uscire? Ma io esco poco, perché ho i miei 95 anni. Ora la presunta vittima si trova al sicuro in un centro protetto. Le indagini sono partite da una segnalazione con la conseguente attivazione dei servizi sociali, come conferma il sindaco Eliseo Castelli. Prendiamo atto che comunque la signora adesso è stata portata in un centro, che comunque sarà assistita, però noi siamo comunque garantisti, quindi a fronte di un comunicato stampa evitiamo di addossare responsabilità e colpa anche a tutela della privacy di queste persone, perché sono famiglie che si vedono infangate su quotidiani nazionali. Prima che qualche giudice o magistrato emetta una sentenza o un provvedimento, ritengo opportuno insomma garantire anche la privacy di queste persone. Senta, ma in comune qualche voce era arrivata? No, in comune non era arrivata nessuna voce, se non quella di una comunicazione informale da parte dei carabinieri, che è avvenuta non molto tempo fa e per il quale noi abbiamo provveduto ad attivare il servizio sociale per il tramite dell'assistente sociale, che ha fatto le sue dovute visite e accertamenti. Secondo l'accusa, alla 67enne veniva vietato di incontrare altre persone, ma c'è chi assicura che talvolta si vedeva in macchina. Inoltre frequentava il salone della parrucchiera del paese e lo scorso anno avrebbe partecipato al matrimonio della nipote. Una persona che è segregata in casa per 22 anni forse dal parrucchiere non ci va. Poi ieri sera abbiamo avuto anche modo di vedere al TG1 le immagini della camera dove stava questa signora. Non credo che abbiamo visto un tugurio, però non sono io a stabilire le responsabilità della famiglia. Sono famiglie semplici e vivono in modo semplice, quindi vedere una cantina con dei secchi appesi non mi fa specie, perché magari se vado a una cantina di mia nonna trovo la stessa situazione. Ce la fa una dichiarazione su questa storia?